Big, vedete Donata Rivolta già collegata con noi insieme al senatore Nicola Morra. Buongiorno Donata, a te la parola. Sì, eccoci qua, sta andando avanti da questa mattina, sono molte ore, sta proseguendo questa kermesse, questo convegno tutto dedicato ai temi del futuro organizzato dall'associazione Gianroberto Casaleggio e dal figlio Davide Casaleggio, proprio per onorare la memoria del padre. Al senatore Nicola Morra vorrei chiedere cosa ne pensa di come sta andando questa giornata, dei contributi che sono arrivati, perché ricordiamo non ci sono interventi politici dal palco, bensì sono solo contributi di esperti, di manager, di giornalisti, di scienziati, sociologi, tutte persone appunto che appartengono alla società civile e non fanno politica. Come lei ha appena ripetuto, il problema appunto è capire il futuro per governarlo e noi siamo convinti che questo lo si possa fare solo e soltanto con la cultura, e la cultura la si ottiene attraverso contaminazioni disciplinari. Qui oggi ci sono stati tecnologi, medici, esperti dell'informazione, esperti della rete, speleologi, ci dovevano essere anche astronauti, poi non è stato possibile averli con noi, insomma ci sono stati saperi diversissimi e dialogando e soprattutto noi ascoltando possiamo crescere, anche perché nell'ottica di Gianroberto Casaleggio il movimento deve essere innanzitutto una rivoluzione culturale, un metodo, e questo noi stiamo facendo. Fra l'altro devo dire che la discussione si sta protraendo e con una partecipazione che insomma mi sembra straordinaria, perché non vola una mosca e siamo tutti attentissimi. Senta, ma è una cosa nuova, un po' inedita, una kermesse di questo tipo per voi? Si è detto non è la Leopolda, però certamente è qualcosa di nuovo, vi state aprendo di più all'esterno? Guardi, intanto non è un evento del Movimento 5 Stelle, noi siamo qua come persone che hanno avuto la fortuna, io aggiungo, di conoscere Gianroberto e di celebrare Gianroberto attraverso un qualcosa che come format lui avrebbe molto molto gradito. Poi ci tengo a ribadire, io non conosco il mondo della Leopolda se non per quello che ho potuto leggere e ascoltare. Qua non ci sono finanzieri, qua c'è soltanto gente che ha la volontà di ascoltare, perché abbiamo tutti l'umiltà necessaria a capire che il mondo ci porta delle sfide enormi. Nel 2030 noi avremo un mondo ben diverso da quello attuale, ci sono delle evoluzioni, delle dinamiche che sono anche per esempio a livello demografico da intuire, da programmare, da governare, e questo è un momento straordinario di ascolto e di riflessione comune. E anche su questo, per esempio, il modello Rousseau ci fa capire quanto si possa fare in termini di intelligenza collettiva. Senta, fermo restando che non è un evento del Movimento 5 Stelle ma dell'associazione Gianroberto Casaleggio, però è un passaggio, diciamo, dai 5 Stelle dell'antipolitica ai 5 Stelle governativi? Guardi, io mi permetto di dire che mi sono avvicinato al blog perché ogni post era seguito dall'indicazione di una monografia su cui approfondire. Noi siamo nati come controinformazione, ma soprattutto come volontà di approfondire, come volontà di non fermarsi ai semplici slogan. Poi forse sono altri i rottamatori, quelli che dovevano cambiare il mondo e poi non hanno cambiato nulla. Noi qua, lo ripeto, con grandissima capacità d'ascolto, ci siamo messi appunto a ricevere stimolazioni da parte di esperti di livello internazionale. Io non sono un nativo digitale, ma ho ascoltato per esempio con altissima attenzione ciò che tecnologi ed esperti di rete hanno suggerito, anche perché Google, mentre 20 anni fa poteva essere ignorato ai più, adesso è una realtà con cui confrontarsi necessariamente. Ecco, l'eredità di Gianroberto Casaleggio in cosa consiste? Cos'è la cosa più importante che vi ha lasciato? Portare avanti la rivoluzione culturale. Noi vogliamo un paese normale, noi vogliamo un paese in cui l'analfabetismo funzionale non soltanto sia un retaggio del passato che via via scema, noi vogliamo un paese in cui il cittadino sia sempre più al centro della scena, diventando esso stesso istituzione. Questo lo si può fare con la partecipazione, e mi permetto di dire che qua c'è una partecipazione direi veramente eccezionale. Non se l'aspettava così compatta? Così no. Grazie. Caterina, grazie. Se hai domande? Grazie a Donata Rivolta, torneremo ad occuparci dunque di politica, grazie anche al senatore per essere stato con noi in questo pomeriggio a dire.